ci racconta di lui il suo biografo coevo, il patriarca Atanasio, dottore della Chiesa Universale. Intorno ai 20 anni Antonio rinunciò all'agiatezza della sua condizione familiare per dedicarsi alla vita di solitudine nel deserto. Sul letto di morte del padre disse: «Tu hai lasciato questo mondo per volere di Dio, io lascio questo mondo per mia volontà», e partì per sottoporsi a dure privazioni e a lunghe preghiere. Cambiò diverse località. Da una zona di tombe passò a una fortezza abbandonata lungo la riva orientale del Nilo e qui visse con alcuni discepoli per 20 lunghi anni. Poi il patriarca dei monaci cristiani decise di partire verso il deserto arabico alla ricerca di maggiore solitudine e di un luogo dove trovare Dio nel mormorio di un vento leggero, come era stato durante l'ascetismo giudaico per il profeta Elia. Camminò per 3 giorni e 3 notti con la carovana di alcuni beduini. Giunse ai piedi di un monte dove gorgogliava una fonte di acqua limpida. Il posto gli piacque e si fermò. Su quel monte, il Monte Colzum, di un anfratto stretto come un budello e buio, fece la sua casa. Una casa più vicina al Signore, da dove meglio poteva vederlo passare. Nella fredda cavità della rupe, il monaco Antonius, modello di ardore assoluto per tanti solitari, abituò il suo spirito a sempre maggiore contemplazione, pregando di vedere la gloria di Dio. Difficilmente lasciava il suo eremo. Lo faceva per dare consigli di vita ascetica agli altri eremiti e per riceverne, oppure per aiutare le gerarchie ecclesiastiche durante le controversie contro gli ariani. Ma poi ritornava. Era solito dire che come i pesci fuori dall'acqua muoiono, anche i monaci distratti dalle cose del mondo muoiono fuori dalla cella. L'abbuna Antonius scendeva dalla montagna anche per rifornirsi d'acqua. Ma spesso al ritorno, dopo un'ora di dura salita, quando era quasi in cima, la brocca gli si rompeva. Era uno dei tanti dispetti che il diavolo faceva a un suo nemico, troppo amico di Gesù. Ma tutti gli scritti su Antonio sottolineano la sua pazienza nell'accettare le tentazioni perché, come diceva, nessuno che non abbia fatto esperienza delle tentazioni potrà entrare nel regno dei cieli.